La grande musica è anche pop, specialmente se eseguita da una grande orchestra come l'Orchestra Sinfonica Rossini, la quale ci propone anche quest'anno il Symphony Pop Festival, un'iniziativa che si prolungherà dal mese di giugno al mese di luglio. Saul Salucci, quali sono le novità di quest'anno? Le novità sono programmi nuovi, nuove produzioni fatte appunto dall'Orchestra Sinfonica Rossini, che in questo titolo racchiude un po' il senso di questa iniziativa. Nel periodo estivo è bello ascoltare la musica classica in luoghi favolosi, la musica lirica, ma è anche bello ascoltare la modernità con la spensieratezza che ne consegue. Quindi abbiamo due location quest'anno? Abbiamo due location, siamo qui nell'ex chiesa San Francesco, l'ottima acustica ci suggerisce di portare due concerti con ensemble cameristi, e poi saremo alla Rocca Malatestiana per i grandi eventi, l'organico completo dell'orchestra al servizio della lirica e del pop rock. Anche la lirica è pop, è molto popolare. Ricordiamo che nell'Ottocento chi seguì la lirica erano soprattutto i logionisti. Esatto, la lirica era il rock dell'Ottocento, era la musica popular, quella popolare che ascoltavano tutti, e quest'anno omaggeremo il centenario della morte di uno dei più grandi compositori d'opera, che è Giacomo Puccini, e a lui dedicheremo una serata speciale con due artisti importanti, il soprano Cacciatrian Vardui e il tenore Giuseppe Infantino. A dirigere il maestro Corrado Valvo, e ci sarà un inserimento speciale, ossia il premio Tiberini assegnato proprio alla nostra compagine. Questa è una bella iniziativa, il premio Tiberini è un premio famoso di San Lorenzo in Campo ed è stato assegnato ai cantanti e musicisti più famosi, insomma, sia italiani che esteri. Sì, difatti siamo molto onorati di ricevere questo premio. Ringrazio la professoressa Giosetta Guerra, fondatrice e factotum, diciamo così, di questo premio, onorati di essere al fianco dei più grandi, da Florenz a Merritt a Blake, quindi tutti i più grandi della lirica sono passati e hanno ricevuto questo premio. E da quest'anno ci sarà anche il nome dell'Orchestra Sinfonica Rossini. E quali sono gli altri appuntamenti? Gli altri appuntamenti, abbiamo appunto questa voce del pop che ha vinto un'edizione importante di X Factor, che è Chiara Galeazzo, che è stata definita la nuova Mina, ci proporrà i grandi successi della musica italiana, tra cui proprio anche i suoi successi che l'hanno portata a essere conosciuta ai più. E l'ultimo appuntamento, quello del 30 luglio, ci vedrà di nuovo in questa bellissima cornice in cui fare musica con Baroque, in cui le nostre spalle, Francesco Pellegrini e Henry Domenico Durante, le spalle sono i primi violini, i capitani dell'orchestra, si esibiranno nel ruolo di solisti in un programma che partirà da Vivaldi e arriverà ai giorni d'oggi. Anche prezzi pop? Prezzi molto popular, perché al massimo costeranno 10 euro i biglietti e sotto i 30 anni ben 5 euro.